Popolare nella politica italiana del 2020, suicidio assistito, Massimo Boschi. Buongiorno a tutti, ecco, quello che è stato il tema del nostro gruppo di lavoro era in definitiva quello di andare a vedere qual è la nostra carta d'identità, quello che accennava prima nella versione sintetica del titolo del workshop. È in pratica il nostro popolarismo, l'essere popolari oggi come movimento si traduce nel reddito di maternità, nella lotta alle droghe, nel volere una legge elettorale modificata in senso proporzionale puro, si traduce in tutti questi aspetti e abbiamo discusso all'interno del nostro gruppo quale fosse di questa carta d'identità, di quello che siamo poi alla fine, di null'altro, la nostra consapevolezza. Noi militanti del Popolo della Famiglia conosciamo la nostra carta d'identità? Conosciamo il documento con cui ci presentiamo alla gente? E se sì, questo documento, questa nostra carta d'identità, come la portiamo? Sentiamo che siamo in grado di farlo, ci riusciamo, abbiamo dei dubbi, ci poniamo delle domande. È stato un discorso, diciamo, in cui ci siamo interrogati, abbiamo parlato di quella che è la nostra consapevolezza da militanti, quindi il taglio era proprio su come noi militanti viviamo nella nostra attività politica, quello che è avere questa carta d'identità, portarci dietro questo documento. Quello che abbiamo visto innanzitutto, ecco, la prima cosa direi che questa carta d'identità la conosciamo, cioè quindi ci sta... ce l'abbiamo, lo sappiamo di avercela, e da questo punto di vista, come dire, abbiamo una buona consapevolezza di questo. Poi ecco, in questa carta d'identità e in quello che ci siamo detti, in quello che abbiamo discusso, visto che sicuramente c'è quello che è l'aspetto nel parlare con la gente, nell'andare per strada, sulle piazze, nei nostri incontri, quello che è l'aspetto di portare anche quello che è la soluzione, il parlare dei problemi della gente, come si è detto, la pancia, dei problemi del lavoro, della famiglia. Ecco, questo qui è un qualche cosa che è stato sicuramente sottolineato nell'ambito di quello che è il nostro essere popolari. Questo è quello che noi militanti sentiamo molto di portare, di dover rappresentare ancora meglio, sempre all'interno di quella che è, ripeto, la nostra carta d'identità. E in questo senso poi è chiaro che sono usciti anche fuori alcuni temi che si riagganciano anche a quella che a quello che è stato trattato in altri gruppi, per dire sicuramente, direi in due parole, essere informati e essere formati è un qualche cosa che per rappresentare il nostro popolarismo è fondamentale, quindi è questo l'avere a disposizione anche degli strumenti, diciamo, si è parlato anche di un libro, dei libricini, come dire, dei documenti snelli, e in questo senso anche il discorso della croce, anche magari con la possibilità che certe volte anche ci sia la trattazione di alcuni argomenti in maniera anche, ecco, anche come linguaggio popolare. Questo è anche un'altra cosa che è emersa nel gruppo. E da questo punto di vista questa carta d'identità, in questo modo ci possiamo differenziare dal populismo, che è un altro dei temi con cui ci si trova, ci si confronta sempre sulla piazza, per strada, noi militanti. Quindi questo è un po' la sintesi di quello che è uscito fuori in termini di proposta, e sicuramente ci ritroviamo in alcuni, cioè sovrapposizione con alcuni dei temi che sono usciti fuori anche negli altri gruppi. Quello che era la sintesi che mi viene in base a quello che ci siamo detti, come sintesi: informati e formati per poter essere militanti popolari in questo nel 2020. Grazie Massimo. Giovani e futuro, vietato sognare, Nicoletta Rossi, grazie. Allora, mi metto qua che sono bassa, non so se mi si vede. Allora, diciamo che abbiamo un pochino riassunto
tutti i temi che sono usciti fuori, cioè proprio sono stati sollevati diversi problemi, ma tutti questi problemi noi li abbiamo toccati all'interno del nostro gruppo. Allora, diciamo che l'argomento principale che è venuto fuori è quello sicuramente dei social network. Allora, è inutile che noi stiamo a demonizzare i social network, cioè, è la realtà. Adesso si comunica così, punto. Quindi non è che si tratta di essere il bene o il male, è un mezzo di comunicazione attuale e quindi, volenti o nolenti, ci dobbiamo adattare. Il punto è come, perché spesso sono usati male e soprattutto si utilizzano anche le piattaforme sbagliate, perché noi eravamo diversi ragazzi e diciamo che abbiamo un pochino affrontato come ci approcciamo noi a internet, e noi usiamo tantissimo YouTube, usiamo Instagram, usiamo questi social qui, e quindi sarebbe utile proprio usare questi e puntare su questi social, soprattutto se è pensato ad un canale YouTube. E relativamente a YouTube e ai contenuti, diciamo che è uscita fuori anche una proposta concreta, che anzi ringrazio Alessandra Trigila dell'idea mille volte, perché diciamo che è uscito questa proposta, che è quella di fare un cammino che sarebbe la Via Francigena, sponsorizzata, passatemi il termine, dal Popolo della Famiglia, perché il cammino comunque ha un valore simbolico per tanti. C'è chi lo fa come cosa spirituale, perché alla fine il cammino simula un pochino il cammino della vita, il cammino spirituale. C'è chi lo fa per semplice attività di trekking, c'è chi lo fa per fare nuove conoscenze. Comunque è una cosa che accomuna tante persone, il tutto è nato dall'idea chiaramente del Cammino di Santiago. E sarebbe una cosa bella se ognuno di noi aprisse la propria casa. Il cammino parte da Aosta. Da Aosta a Roma avremo un anno di tempo per poter organizzare questa cosa. Varie famiglie aprono la casa, parlano delle loro vocazioni, innanzitutto della vocazione familiare, che è quella per eccellenza, perché senza quella poi non ci sarebbero le vocazioni successive. Quindi sarebbe bello parlare appunto della famiglia, ospitati all'interno delle varie famiglie, e man mano chissà che anche i vari figli, che molti lamentano che non riescono a coinvolgere all'interno del PDF, vogliono aggregarsi a noi, perché si tratta comunque di un cammino, quindi un'opera che piace a tutti di fatto. E quindi questa sarebbe una bella proposta che è uscita fuori. E poi un'altra cosa, perché diciamo che era incentrato molto sul discorso della felicità e quindi del fatto che la felicità è una scelta e una vocazione giornaliera, diciamo che un altro discorso era anche quello che si butta chiaramente anche nell'ambito pro-life, perché ognuno di noi nasce per una vocazione, cioè noi tutti siamo stati messi al mondo per fare qualcosa. Sarebbe bello sfruttare i talenti di ognuno proprio per puntare su quelli e parlarne sia nel canale YouTube in questione che durante questo cammino, magari fare tappa per tappa e parlare di queste cose. Poi vabbè, non mi voglio dilungare troppo, poi insomma ci saranno i dettagli, però i discorsi che sono usciti fuori sono senza dubbio il fatto dell'agricoltura sostenibile. È inutile che stiamo a prendere in giro Greta e tutti i ragazzi che vanno dietro, perché effettivamente questo è un argomento che adesso, ora come ora, è importante. Il punto è come trattarlo. C'è Mirko Fanizzi, che ha avuto delle idee bellissime. Spesso quante volte i miei coetanei dicono ma noi siamo in Italia, ma siamo in un paese sfigato. Noi abbiamo tantissime risorse, però queste risorse bisogna che molti le conoscano. E Mirko, per esempio, è molto in gamba su questo e sarebbe disposto a puntare appunto su queste risorse e a farcele conoscere. Poi è uscito fuori anche il discorso dell'educazione all'affettività sana, chiaramente. Poi anche cercare di portare al di fuori, una volta insomma effettuato questo lavoro in terra nostra, ci sono altri talenti, come per esempio quello delle lingue, e ci sarebbe anche la possibilità di farci conoscere a persone che magari non parlano la nostra stessa lingua. Insomma, di idee noi ne avremmo, soprattutto anche di risposte a problemi che sono stati sollevati precedentemente.
Grazie Nicoletta. Una proposta efficace per la libertà di scelta educativa, il ruolo della famiglia nei percorsi educativi secondo il principio di sussidiarietà. Maria Verita Boddi, grazie. Buongiorno a tutti. Allora, il nostro argomento è stato abbastanza circoscritto e puntuale, però trattandosi di educazione voi capite le ricadute che poi sono invece enormi. Attraverso l'educazione, che noi qui abbiamo anche inteso come istruzione, quindi accesso alla scuola, poi si costruisce il cittadino del futuro, che sarà un giovane, sarà una persona matura, poi sarà un vecchio, quindi diciamo a 360 gradi. Allora, il tempo è poco e vi dico che noi non abbiamo avuto un pensiero originale o abbiamo inventato qualcosa di nuovo. Ci siamo rifatti, lo dico per chiarezza, a quello che è stato approfondito da una persona che ha anche partecipato a Padova a una specie di convegno che avevamo fatto, un piccolo convegno, la Suor Monia Alfieri, non so se alcuni di voi la conoscono. Ecco, allora noi in sostanza abbiamo messo a punto questo. Noi vogliamo rendere concreto, vorremmo che il popolo della famiglia si prodigasse per rendere concreto e attuabile il diritto alla libera scelta educativa, che è un diritto riconosciuto dalla Costituzione italiana da tanti anni, ma anche dalla Carta dei diritti dell'uomo, ma in effetti riconosciuto ma non reso attuabile e concreto. Cioè c'è un riconoscimento ma poi non c'è una reale realizzazione. Noi sappiamo che l'accesso alla scuola pubblica è garantito a tutti, ma la scuola pubblica si divide in due grandi fasce di scuola. La scuola pubblica statale, molti intendono questa come unica scuola pubblica, ma non è così, e la scuola pubblica paritaria. Attualmente i genitori che intendano mandare i loro figli nella scuola pubblica statale effettivamente si avvalgono del diritto di metterli lì, pagano le tasse e hanno un servizio. Chi volesse però scegliere la scuola paritaria, che peraltro è una scuola pubblica perché appunto riconosciuta, questo diritto di fatto non ce l'ha, perché deve affrontare la spesa di una retta, che molte volte sono anche rette relativamente modeste e ragionevoli rispetto al servizio che offrono, ma non sono alla portata comunque di tutti, se si ha uno stipendio o due, si hanno magari più figli. Ecco, quindi la nostra proposta è questa, che il nostro partito si prodighi per portare avanti la proposta di un buono per la libera scelta educativa. L'abbiamo chiamato così perché non volevamo dire buono scuola, che può evocare altre cose. Cioè, appunto, ogni famiglia infatti potrebbe così scegliere l'istituto pubblico, statale o paritario in cui desidera scegliere di spendere i propri soldi, che comunque ha pagato pagando le tasse. Questa è una proposta molto semplice, cioè, ecco, questo vorremmo fare, non c'è a pagare, e che invece adesso vengono indirizzati quasi esclusivamente verso la scuola pubblica statale e lascia le briciole alla scuola paritaria. Adesso queste briciole sembra anche che vogliono essere tolte di mezzo. Tutto questo, oltre che un fatto di giustizia, qui ci vuole una coerenza. Se si riconosce che è un diritto, allora un diritto deve essere potuto agire. Ecco. Ma poi c'è un problema di risparmio enorme, e questi potrebbero, io non ho studiato personalmente, mi rifaccio agli studi di Suor Monia Alfieri e anche di altri, cioè ci sono dei costi standard. Ecco, la scuola pubblica gli sfonda ampiamente, la scuola paritaria riesce a offrire tuttora un buon servizio stando grandemente al di sotto. Anche questo non è giusto, perché la scuola paritaria potrebbe offrire un servizio ancora migliore se usufruisse di quello che le spetta come scuola pubblica. Noi vogliamo soltanto che venga messo in pratica quello che ormai da tanti anni è un diritto riconosciuto. E tutto qui. Un'altra cosa che avremmo voluto indagare, ma non avevamo gli elementi tecnici per farlo, c'è anche un altro aspetto di una scuola che non è pubblica, però è nel principio di sussidiarietà, potrebbe essere un valido aiuto, è la scuola cosiddetta parentale. Allora, questa non è una scuola pubblica, però è una scuola che può offrire un servizio importante, indubbiamente anche a livello di scuola, non so, scuola materna, asili nido, forse anche scuola elementare. Ora, su questo si può discutere. In ogni caso non è una scuola pubblica, allora è chiaro che non si può pretendere lo stesso tipo di vantaggi che si dà a una scuola pubblica, o una scuola pubblica, statale o paritaria, che deve essersi, riconoscersi in certi standard, eccetera. Sarebbe da pensare, da mettere in cantiere un pensiero, prima che tradurlo in una pratica, un pensiero come dare comunque un riconoscimento eventualmente diverso, magari anche a queste scuole, che specialmente in certi ambiti come scuole nido, scuole materne e forse anche scuole elementari potrebbero offrire un valido aiuto. Ecco. E specialmente qualora si fosse sempre più necessario sfuggire alla morsa di un pensiero dominante che cerca di imporre
programmi che noi cercheremo anche di contrastare, ma se non ci dovessimo riuscire potrebbe essere un escamotage. Questa cosa non abbiamo avuto il modo di indagarla e di approfondirla, ma chiediamo a tutti un approfondimento personale e poi magari di farlo sapere. Noi richiediamo comunque la possibilità che le tasse pagate dai genitori vengano utilizzate per iscrivere i figli anche nelle scuole pubbliche paritarie, con enorme vantaggio anche grazie, per le RAI. Grazie Veda, grazie. Ultimo, questo dalle isole però lo prendiamo, Salvatore Asaro, formazione, informazione del militante del PDF. Grazie. Buongiorno, siamo partiti da due considerazioni che è bene non dare per scontato. Non saremo i migliori, ma effettivamente siamo gli unici nell'agone politico, nella scena politica, con questo tipo di impostazione noi del Popolo della Famiglia. E poi abbiamo preso anche atto, preliminarmente, che gli attacchi arrivano e arriveranno da quelli che noi riteniamo più vicini. Anzi, utilizzando una metafora ingegneristica, dopo questa fase che forse possiamo assimilare a quella dell'edificazione delle fondazioni, che sono la parte dell'edificio che non si vede, gli attacchi arriveranno forse ancora maggiori quando, a partire da ora, cominceremo a spiccare verso l'elevazione di questo edificio. E quindi verremo fuori e saremo ancora più attaccati. In questo senso, la nostra formazione politica, che è questione interna legata alla forma mentis dei militanti, chiamiamoli così, assume il rilievo essenziale della comunicazione con tutte le problematiche che vediamo a partire dalle nostre chat. Mentre l'informazione, che è un'attività verso l'esterno, evidentemente subisce quelle che sono le dinamiche della relazione con gli altri. Noi dobbiamo veicolare un prodotto, parlando in termini di impresa, è un'analogia che abbiamo usato, e il prodotto, che è la sintesi, è la nostra azione politica, è da veicolare attraverso operazioni di marketing. Nel marketing noi siamo magari competenti, così, ma non siamo competitivi. La differenza essenziale sta nel metodo, dico, di approcciare questo, questa ormai che è una scienza esatta, quella del marketing e della promozione, del veicolare le nostre idee. Il passaggio dalla essere competenti all'essere competitivi lo abbiamo legato a un metodo, che è un metodo utilizzato per prima anche dal presidente, ora dirò in che termini. Se noi individuiamo nel Popolo della Famiglia non una sommatoria di ciascuno di noi, dove vogliamo mettere qualcosa, e se non riconosciamo una parte di noi all'interno del gruppo ce ne facciamo un problema. Noi dobbiamo individuare, così come avviene nelle imprese, che l'impresa stessa, il Popolo della Famiglia, è un organismo a sé stante. Noi non dobbiamo aggiungere, ma per far funzionare per il bene del Popolo della Famiglia, credo che sia il momento di togliere qualcosa di noi. Dicevo della operazione fatta anche dal presidente, che all'indomani delle europee, con una espressione che mi ha particolarmente turbato, diceva di essere disponibile a portare l'acqua con le orecchie a un presidente di associazioni familiari. E quindi credo che questa sia effettivamente la strada per mettere in primo piano il Popolo della Famiglia e in un secondo e terzo piano ciascuno di noi, con le nostre attese e le nostre aspettative. Quindi, in sintesi, la mozione che mira a, per essere anche qui sintetici, mira a tramutare ogni "è però, è così, è cos'ha e non ci danno ascolto" in un "è pertanto", quindi dato di fatto
qualcosa che è anche negativa, pertanto come possiamo operare, come possiamo essere utili al movimento. In tal senso la mozione è questa: strumenti per tramutare ogni però in un pertanto, perché effettivamente questo tempo di grande confusione anche politica, o fondamentalmente politica, nasconde delle reali opportunità. Non dobbiamo avere paura e le dobbiamo affrontare a viso aperto. Grazie Salvatore, grazie a voi, grazie a cui vorrei che veramente dirvi un grazie, perché per ascoltare, per stare qui, per aver fatto queste due ore di lavoro, comunque sono state per tutti voi faticose, no?